Ora ci troviamo davanti alla chiesa parrocchiale di Codogno, come vedete c'è in giro pochissima gente, è tutto chiuso, tutti i negozi sono chiusi, tranne un paio di farmacie. Adesso mi sto dirigendo nella piazza del mercato. Marcello Pozzoli ha girato per noi queste immagini da Codogno, in Lombardia. Io sono senza mascherina, quindi evito il contatto con le altre persone. E questa è la piazza del mercato, che solitamente non c'è neanche un posto libero, invece oggi è il deserto. Vedete, mascherine esaurite. E questa è la via Roma, deserto assoluto. Roberto di Codogno si è messo in macchina per recuperare delle mascherine per la sua famiglia. Questa è la mascherina che sono andato a prendere da un mio amico di Guadagnino, mi ha chiamato, ma guarda Roberto, te ne ho recuperate quattro. Lei ha fatto i test per vedere se ha contratto il coronavirus o comunque ha richiesto di fare il test? No, 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 per ora il test non ne abbiamo fatti, stiamo tutti bene qua in casa, non abbiamo richiesti anche perché sappiamo che di tamponi ce ne sono pochi, fa fatica ad arrivare, c'è gente che sicuramente è stata in prima linea, ha avuto contatti diretti con determinate persone, quindi stiamo aspettando che giustamente li facciano prima loro. Meglio che ci chiudano dentro noi qua, teniamo duro noi questi 15 giorni, cercano di analizzarci, di vedere chi è stato contagiato o meno e chiudere qua la situazione del virus, perché se comincia ad allargarsi su Milano, su altre città, non è più finita, cioè è un disastro. La gente non entra nel paese, che hanno messo i camion di traverso per non far entrare la gente. Questa è una delle vie più frequentate di Casal Pusterlengo, un clima surreale, praticamente proprio una città fantasma, non c'è un'anima viva in giro. Questo è l'Istituto Superiore Cesaris di Casale, la scuola più grande del paese, chiusa. C'è Ressa solo davanti al supermercato, uno dei pochi aperti. Come ci mostrano Filippo Novelli e altri concittadini. Quanto tempo è che sei in coda? Io non ho tanto, sono appena arrivato, però qua mi Ok. sa che sono 2-3 ore. Questa è la situazione del banco dei freschi al supermercato. C'è anche quello delle verdure, non riesco purtroppo a filmare tutto perché c'è troppa gente. Ci sono le forze dell'ordine all'ingresso che stanno controllando il flusso di gente. Le file alle casse sono infinite. Come preventivato sono stati istituiti i posti di blocco. Questa è la strada statale 9 via Emilia. Sembra un film, sembra uno di quei film americani. È la via principale di Castiglione. Gianni invece vive a Castiglione d'Adda, a un bar nel centro del paese. Anche lui ha dovuto chiudere. L'ordinanza comunale dice che siamo chiusi fino a nuovo ordine. Il virus c'è, il problema c'è, lo dobbiamo affrontare. La letalità di questo virus rispetto all'influenza è minore, quindi cioè, ragazzi, stiamo parlando di un'influenza. Lei, siccome vive nella zona rossa, ha fatto dei test. Una lieve influenza, una lieve febbriciattola e un po' di tosse. Ho chiamato il 112, appena hanno saputo che ero di Castiglione d'Adda, non si muova, si sono precipitati in ambulanza, mi hanno preso, mi hanno portato a pronto soccorso a Lodi. Insomma, ha fatto tutto, fortunatamente negativo, incrociamo le dita. Il medico che mi ha dimesso mi ha consigliato di dire questo a quattro persone che avrei incontrato e di farlo dire ad altre quattro persone a loro volta. Se state male, non venite in pronto soccorso, ma chiamate il 112. Questo è il bar che gestisco, con mia moglie che mi ha seguito con la mano. Se tutti insieme rispettiamo quelle che sono le direttive, il coronavirus, una volta che non attecchisce su nessuno, cavoli, prima o poi finirà. Il problema è se invece continuiamo ad infettarci in un altro. È quello che mi preoccupa.